s'alza il sole sui monti e sono arrivato a Milano. Ho nutrito per anni questo desiderio di realizzare un film su Dalla, per ricordarmi innanzitutto perché ho iniziato ad ascoltare Dalla che ero piccolino, avevo 6 anni. Per me è stato sempre un mito fin da piccolo, probabilmente per l'essere diverso dagli altri. Non ho avuto mai influenze, credo che sia stato un musicista straordinario, un grande poeta. Iniziamo con Lunedì Film, perché Lunedì Film ci sono cresciuto, ho visto i più bei film della storia del cinema quando ero piccoletto, arrivava la sigla, era Dalla, e c'era un'esaltazione a casa, no? Perché coi televisori vecchi partiva Lunedì Film, così inizia il film, perché appartiene alla mia infanzia. Poi pian piano si va avanti, c'è Tobia, che è stato il suo manager per tanti anni, e Stefano Bonaga, il filosofo con cui è cresciuto, nel senso lui viene evocato attraverso i suoi amici, le persone che sono state accanto a lui per tutto il corso della vita. E lì è stata una sorta di evocazione di Lucio, perché poi c'è anche lui, ho messo anche lui con loro. Loro parlano sempre al presente nel film. È un'evocazione, una sorta di seduta spiritica per ricordarlo. A me mi emoziona molto anche il finale, mi emoziona quando lui va via. Io ho raccontato anche il mio Dalla. È chiaro che mancano tante canzoni all'appello, era impossibile avercele tutte, ma all'interno di questo film ci sono delle canzoni che amo particolarmente. C'è 4 marzo, che racconta del bambino orfano, il figlio di guerra, diciamo. Nel caso di Dalla è la canzone di mare, però è il figlio di guerra. E lì vediamo la ritirata di Russia e vediamo i reduci tornare, gli abbracci, i baci. Come Itaca, no? Ci sono i marittimi, mio padre era un marittimo, faceva la vita di mare, no? Itaca. Ho realizzato un film che attraversa il paese, attraverso le canzoni di Lucio, dal dopoguerra in poi, e lui ha sempre cantato l'Italia nelle sue canzoni. Io ho raccontato una determinata storia, che è l'inizio, l'incontro con Roversi e il dopo Roversi. Insieme hanno realizzato delle canzoni importantissime e hanno raccontato il paese anche. C'era un impegno anche nella visione, no? Del nostro paese. E credo che sia stato un riferimento importantissimo per Dalla, che diciamo parliamo di un genio, una figura totalmente anarchica. Sono profondamente cinematografiche, tutte le sue canzoni sono visive. Chiaramente è un momento anche difficile, questo film è stato realizzato in un momento assurdo della nostra esistenza e non è stato facile fare ricerche di repertori, archivi, perché con la pandemia è diventato tutto più difficile, come durante la guerra. E per me è importante consegnare questo film alla città di Bologna. E mi intriga perché sono un terrone che realizza un film che parla di pianura padana. Quello che mi emoziona di più è pensare, quando facevo piccole inchieste di radiodocumentari in giro per l'Europa, la Germania, il Belgio, e quando frequentavo questi circoli italiani, mi emozionava ad ascoltare Dalla. Gli italiani all'estero ascoltavano Dalla, i siciliani ascoltano Dalla. Come dice Tobia, Lucio era un maragliotto, un tarzanello, un truzzo, come dire, un italiano, un cafone. E in un certo senso mi ritengo anche un maragliotto. Allora, non so, probabilmente è per questo che Dalla è piaciuto sempre al popolino, al sottoproletariato e anche alle classi più, no, culturalmente privilegiate. Quando ho realizzato i miei primi film, i miei primi documentari, sono andato a Bologna e ho lasciato i miei film sotto lo zerbino della porta di Dalla. Poi dopo La Bocca del Lupo, grazie a Tony Servillo, ho potuto spedire i miei film a lui, La Bocca del Lupo, e poi tutto un tratto ho ricevuto una telefonata di lui, che aveva visto La Bocca del Lupo e il passaggio della linea. Mi arriva di sera questa chiamata: ciao, sono Lucio. Io stavo lì impacciato, come posso essere normalmente, fu una grande emozione, perché lui amò il passaggio della linea, La Bocca del Lupo, e ci ritrovò il Parco della Luna. Poi ho avuto la fortuna a Bologna di avere lui accanto a me alla presentazione della Bocca del Lupo, anche una fotografia con lui.